Cortese, hai inseguito il secondo gol tuo personale, l'hai trasformato in maniera impeccabile, è stata una casertana che davvero oggi ha giocato come sa giocare. Finalmente siamo riusciti a sfiorare un'ottima prestazione, perché ci provavamo da 2 settimane, però nelle passate settimane non siamo riusciti a esprimere quello che è veramente il nostro valore. Abbiamo incontrato un'ottima squadra secondo il mio punto di vista, però guarda, noi ci siamo preparati in settimana con una determinazione assurda per cercare di portare a casa questi 3 punti che, ti ripeto, per noi erano fondamentali. Cioè, vincere in casa era veramente fondamentale anche per dare una svolta al nostro campionato, per dare anche per dimostrare ai nostri tifosi che noi ci siamo e che lottiamo per raggiungere risultati importanti. Quindi adesso ricominciamo di nuovo la settimana per raggiungere, speriamo, la vittoria la settimana prossima. Peccato solo, insomma, per le espulsioni, tra l'altro inventate. Sì, secondo me si potevano evitare, l'arbitro poteva sorvolare, però ormai è andato, dobbiamo voltare pagina e martedì si ricomincia per far bene di nuovo. 2 vittorie consecutive tra campionato e coppa, adesso non c'era, e quello è l'esame di maturità, la prova del 9. Ma guarda, noi prepariamo le partite settimana in settimana sempre alla stessa maniera, cioè noi dal martedì c'è la domenica quando va bene, c'è quando va male, cioè noi entriamo in campo assolutamente per vincere le partite e ce la mettiamo tutto, oggi l'abbiamo dimostrato e speriamo di ripeterci domenica prossima. Ti sei ripetuto anche tu oggi, sei stato freddissimo sul calcio di rigore, insomma è un buon viatico questo anche per la tua stagione. Sì, a livello personale è importante, però quello che conta principalmente è il risultato, sono i 3 punti, poi chi segna quello, cioè, se segno io va bene, cioè, sono contento a livello personale, però quello che più interessa è portare 3 punti a casa domenica dopo domenica.